Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su God of War, proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Siamo a Midgard, siamo tornati a Midgard. L'episodio scorso, si può dire, abbiamo visto un attimo queste sfide impossibili, sono comunque veramente più difficili della difficoltà difficile. Abbiamo fatto, insomma, quello che ci è venuto, in un certo senso. Non è che le ho completate tutte, visto che non era necessario per sbloccare la sfida finale. Abbiamo fatto anche quella, abbiamo ricevuto la nostra medaglia d'argento e direi che siamo a posto per quanto riguarda Muspelheim. Come avevo già detto, ho completato tutti i mondi, manca solo Midgard, però le poche cose che mancano non vorrei che le troveremo qua, cioè proseguendo con la storia principale. Quindi potenziati siamo potenziati, abbiamo fatto tutto, direi di andare verso la nostra destinazione principale, che è qua forse. Qua forse... no, forse era dall'altra parte, aspetta. Se dall'altra parte si può andare, aspetta. Sì. Mi sa che era più vicino di qua. La runa di Tyr, eccola. Siamo dentro, ma cos'è questo posto? Ne so quanto te, fratellino. La camera nascosta di Tyr. L'albero. Siamo sotto la sala del viaggio tra i regni. Ma perché il suolo è sul soffitto? E se siamo sotto... Le porte del regno sono speculari a quelle in alto. Intanto controllo che non mi perda nulla, visto che ci mancano proprio quattro cose in croce. Lassù, Tyr usò la stessa magia per proteggere la runa nera. Dentro potrebbe esserci un indizio. Ah, accanto alla porta di Jotunheim. Interessante. Ma ci arriviamo? Non da qui. Oh. C'è lì dietro. Ma... no, siamo... aspetta, qua. Ah no, forse... se facciamo, rifacciamo il giro, non c'è nulla. Dov'è che era? Qua. Luminoso. Bene, ci addentriamo sempre più. Quegli arazzi sembrano arte dei giganti. Tyr deve aver fatto per loro qualcosa di grosso. Aspetta. Qua. Qui si può ritornare. Madonna, certo che è una luce. Sì.
Wow, questi chi sono? Sala di Tyr. Ragazzo, è la runa per Jotunheim. Esatto. E guarda, siamo dall'altra parte della porta. La porta è sotto sopra. A cosa pensi? Indietro. Va bene. La ribaltiamo a mano. Sì. Si muove. Cosa si muove? Tutto. C'è una perché... Straordinario. La sala è costruita su una specie di assale. Ci sono catene sui lati. Senza di esse possiamo capovolgere il tempio. E vai. Ora che si fa? Si spaccano le catene. Oh oh, succede qualcosa. Va bene, non credo che siano stili. Te la leggo? Ragazzo, sulle statue. Ho visto, dice vuoto. Sinistro. Vai, leggi. L'ultimo segue, il primo precede. In mezzo ombra non possiede. Othar. Sei sicuro che capovolgere il tempio sia l'unico modo per raggiungere quella cosa? Hai detto che c'era una via. Il tempio si può capovolgere. Perciò rovesciamo il tempio. Una logica ineccepibile. Giriamo. Chissà che succede se capovolgiamo avventatamente una sala che è radicata in altri 8 regni. Certo, sono curioso, ma pensare di arrivare a Jotunheim è un azzardo. Saltiamo pure. Beh, chissà. Forse tu e Tyr siete pazzi allo stesso modo. Oh, mi pare che è l'ultimo. Qui, ragazzo, un altro. Dice che si chiama Bergelmir. La mamma mi aveva detto che era il re dei giganti. Già, era questo e molto di più. Sembra che avesse tanti figli. Tanti figli, fratellino, è dire poco. È morto, ma non è stato ucciso. I giganti muoiono di vecchiaia. Forse, sebbene sia raro secondo le leggende. Ok, oltre il mito prova completata. Cos'è? Muoiono tutti in combattimento? O vengono uccisi? Re gigante che ebbe molti, molti figli. Pare che sia giunto da un mare di sangue e sia morto lasciando un mare di lacrime. Però non fu assassinato, una volta tanto. A vedere. Un esercito di statue. Non credo che siano in grado di tornare in vita, se è questo che ti preoccupa. Tyr diceva che nel suo mondo di pace gli unici soldati sarebbero stati delle statue. Gli dei lo benedicano, ma quel figlio di buona donna faceva sul serio. Altre trappole mortali. Aspetta, no, non vedo. Ah, lì, oh madonna, non lo vedevo. Aspetta. Ok. Ah, c'è anche questa. Come possiamo fare? Qua vengo schiacciato. Aspetta. Andiamo così? No, troppo. Così. Però giù in... no, quasi insieme. Non proprio. Non proprio, aspetta. Ah no, forse mi conviene bloccarla in alto. Così.
O se no, scusa, aspetta. Forse troppo poco tempo. Sì, aspetta, facciamo così. No. Ok. Così conviene. Quella in mezzo rimane bloccata. Ok. Ah, ecco qua uno scrigno. C'è un sarcofago, però non, questo mi pare che non conta nei collezionabili. L'acciaio del serpente del mondo. Armatura d'attacco di pregevole fattura. Favorisce il potere runico. Questa si basa sul runico. Sì, ma quella che abbiamo noi è decisamente meglio. Cioè, adesso non ha più senso che mi diano armature viola. Ciao. Ok. Qua c'è la linfa. Padre, sembra interessante. Stavo pensando, perché non lasci che sia il ragazzo a portarmi? E farti perdere questo? No. Te la stai godendo, non è vero? Scusa, la linfa. Dove la devo mettere? Qui non va più su di così. Ma non è che c'è un passaggio. No, non va più su, ma non mi sembra bloccata. E se... No, boh. No, non vedo. Aspetta. Non è che c'è altro qui che non ho visto? No, qui c'è. No, aspetta un attimo. Ma questo non si distrugge. Qui c'è la linfa, ma no. In alto niente. Sì, di qua bisogna andare, ma non è ben chiaro cosa debba. Provo a lanciarla a caso. Tipo così. No, a parte che non si è neanche attaccata. Aspetta. Cioè magari va appiccicata qui. Ah, ecco. Però non, questo non era chiarissimo, Non era per niente chiaro. Vado così. Questo mi porta su. Così, ma questo è fermo. Ah, no, non è fermo. Ok, vabbè. Non era ben chiaro. Aspetta. Cioè si vede qualcosa di su pavimento, ma perché non lasci che sia il ragazzo a portare? No. E farti perdere questo? No. È rimasta. Stai godendo, non è vero? Ok, ma quello si muove, cioè devo agire velocissimo, forse. Ok, sì. Ci siamo. Ok. Fai quello che devi, fratello. Ah, eccolo qui, un forziere leggendario. Questo invece conta. Ok, simbolo della buona sorte. Lasciali in pace. Direi che non si riferisce a noi. A Odino magari. Un messaggio di tiro. Parla dei giganti, sì. E infatti adesso se guardo... Ah no? Forse i leggendari... Ah, forse era quello giallo. Però appunti 2 su 3. Questo qua è un appunto.
Quindi ne manca uno. Vabbè, rompiamo la catena. Ci sono pure le trappole qui. Ah, ma non gira quell'affare. Occhio! Aspetta. No. Cavolo. Anche l'altro. Ah, e ho preso. Mi sono dimenticato di dirvelo. Olè. Aia. Attacco meteoritico. Oh. Ah. Porca vacca, aspetta. Aia. Ah, questo è libero dall'armatura. Ok. Manca l'altro che si sta prendendo il suo tempo. Gamba, dai. Attento, padre. Ok. Pensavo fosse la fine. Chi è? Chi è che spara? Dove sono? Mi sento, ma non li vedo. Dove sono? Ah, qua. Ah, veni. No. Ah, ecco. Molto bene. Aia. Ok. Aspetta. Ah, che l'ha preso? Ma che l'ha preso? Oppla. No. Preso. Ok. Quindi qua niente, c'era la trappola e basta. Qua è... tutto così. La vita non mi serve. Ok. Altra trappola, altri nemici. Eh sì. Ma... ah, ecco, loro comunque un po' il fuoco, cioè, li fanno fa male la trappola un pochettino. È il tuo momento. No. Ok. Aspetta, aia. Ehi, ehi, ehi. Sono bloccato. Cavolo. Oh. Sto ghiaccio. Aspetta. Oh. Cavolo. No. Questo non mi piace. Dov'è? Ok. Non ci arrivo. Aspetta. Ok. No.
resta uno. Un'ondata, vuoi dire? Aspetta. Oh, grazie. Fatto in tempo a prendermi, ma io sono stato più devastante. Molto bene. Vieni, ora c'è l'altra catena. Ok, no, poi la vita non è più un grosso problema. Ovviamente. Visto che questa armatura ce la ricarica anche un pochettino per volta. Allora, qua. Ah no, qua dove sono venuto, lì c'è la vita. Qua era, sì. Qua però... Sì, forse ce la facciamo, vediamo. Là. Non... Perché non... C'è qualche nemico, forse? Ah no, non c'è Atreus, probabilmente. Ah, un altro tipo. Variare è importante. Eh sì, Variare è importante. Aspetta. Così. Così. E... ora. Eh no, però forse... Aspetta. No, è l'abitudine. Qua. E... le devo mettere tutte in fila. Lì c'è la barriera. Quanto odio questa parte. Lo so. Lo so. Po' no. Devo riuscire a metterle in fila. Aspetta. Però non è così semplice. C'è davanti. No. Okay. Aspetta. Sa che ho creato un po' di confusione. Allora, se io blocco il primo, no? Ok, aspetto che giri. E così è pari. Poi blocco questo. Aspetto che giri. E così dovrebbe essere pari. Tocco questo. Facciamo sempre riferimento al primo. Aspetto, dovrebbe essere così. Poi blocco. Così. Forse. Forse. Ok. Sì, dai, le ho pareggiate, va. No, ecco. Questo... come quello della spiaggia. Ah, qua c'è un vento. Non c'è altro, no. E cosa cambia? Che si muove? No, aspetta, provo a lasciarla più in basso. Ah, ecco, e poi gira, ok. Ah, e...
Così. Ok. Ah no, che stupido. Aspetta. Oh, madonna. Siamo così vicini, incredibile. Non ne ho mai dubitato. Vero. Finché gli dèi rabboniranno. Siamo freschi. Siamo freschi, infatti. No, aspettano solo noi. Qua c'è l'altro forziere. Ok. Suo rovescio al tempo. Padre, occhio! Ok. No. Al volo. Un droger in meno. Attenzione al fuoco. Ah, abbiamo anche lui. Tempetto. Madonna. Ok. Ah, dai, adesso va giù, adesso va giù. No, è morto. Sei un feroce figlio di puttana. Ok, un po' di robina. Ok. Arriva, che arriva. Hop, hop. Ah, voi due. Oh, questo. Olè. Capovolgiamo il tempio. Sì. Aspetta. Meglio smettere di dire capovolgiamo il tempio. Lo fa sembrare una cosa normale. Se io... Aspetta. Apro qua. Aprissi qua. Ah, questo qua è quello leggendario. Mm-hmm.
Morsa di Perione. Talcunico scaglia le lame del caos verso un nemico e al contatto lancia Kratos verso di loro per infliggere una grande quantità di danni da stordimento. Vediamo. Ah, ok, però è sul singolo. Op, sì, cioè, infatti non è molto, non è molto devastante, ricarica 35 secondi, pochissimo. No, questo è figo, però non mi sembra faccia molto danno, non so. Faceva forse più danno questo. No, in realtà no. Danno è a 3, su questo è a 4. Vabbè, no, teniamo questo, va. Comunque se adesso guardo la mappa, infatti mi dice che qua ho preso tutto, ma in realtà mi manca un forziere leggendario e un passaggio mistico, ma secondo me li sbloccheremo andando avanti con la trama, perché io veramente ho guardato tutto in giro qui. Beh, non è che ho guardato ogni centimetro, però secondo me non c'è, cioè appunto solo con la trama, non lo so. Comunque andiamo a capovolgere il tempio. Aspetta, dov'è che era? Ma è mancato Atreus, ok. So cosa vi ho promesso, ma se non dovesse funzionare, ricordate, Tyr aveva un buon motivo per creare questi ostacoli. Tenne Jotunheim fuori dalla portata di Odino, ma il mondo non è in pace. No, ma c'è speranza. Ora lavoriamo tutti insieme, uniti. Ecco cosa diceva la runa sulla porta per questo luogo. Siamo sul cammino di Tyr. Vediamo. Usa le gambe, fratello. Lui lo sa. Cerco solo di aiutarlo. Madonna. Povero Brock. Rabiliante. Quando la forza bruta sarà la risposta a tutto, sarò lieto di stare dalla tua parte, fratello. E poi non siamo morti, il che non è male. Là, a sinistra. Penso che da lì potremmo arrivare alla stanza del viaggio tra i regni. E qui? Arrampicarsi, dici? Già, sulle statue. Ah, ok. Sulle statue, aspetta. Scusa. Ah, ma qui pensavo dover tornare indietro. Ah, qua, sì. Aspetta. Ehi, aspettami. Lo vedi, Mimir? Nessuno può farcela da solo. Gli ostacoli sono delle prove per verificare che noi siamo in grado di batterli. Saremo anche in disaccordo, io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di Tyr. Ecco perché ce la faremo fino a Jotunheim. Hai sentito? Il ragazzo ha trovato il suo equilibrio. Sì. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Ed è bello sentirti così. Si spera che però continui su questa strada, Spero. Sapevo che il tempio andava capovolto. Guarda, quell'albero è a testa in giù. O siamo noi? Non lo so più. Non posso interagire, scusa. Ah, di qua. Ragazzo, il tuo pugnale. Freya. Allora, che cosa abbiamo?
Una specie di pietra del viaggio. Fammela vedere. Per la grande Audumbla, questa è la pietra dell'unità. La conosci? Non ero sicuro che esistesse. Se Tyr la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. La conservava nel pannello rubato da Odino. Sì. Sì, è così, ho capito adesso. Ritraeva Tyr che camminava nel regno tra i regni. Sai che non si deve deviare dalla retta via? Beh, Tyr seguiva sempre una strada tutta sua, se capisci che intendo. Il regno tra i regni. Ci dobbiamo buttare, eh sì. Ok. Esplora il regno tra i regni. Secondo te l'altare raffigurava Tyr che scendeva da un ramo dell'albero del mondo? E pensi che allo stesso modo potremmo raggiungere il sentiero per Jotunheim? Sì. Oh cielo, era questo che avevi in mente, vero? Tutto bene loro, cioè... Tempio si è capovolto. Vabbè, che forse. Sì, si è capovolto questo. Ok, non questa parte. Vabbè. Il regno tra i regni. Se stai pensando di scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non era un'idea tua trovare la propria strada. Ridicolo. Ok. Qui è dove Tyr andò oltre e la pietra dell'unità lo protesse. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, testa. Ma è incredibile! Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. La torre. Sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Tyr, vecchia volpe. Dall'altra parte c'è Jotunheim. Ma no, non si passa per Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. Ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata dentro. Ma attenzione, le sfide di Tyr non sono mai facili come sembrano. L'avevo notato. Torre di Jotunheim. Secondo me se la rimettiamo a posto... A parte che accendiamo i bracieri, sì, ho fatto anche questo. Ho acceso tutti i bracieri del lago. Però ci sarà secondo me qua il viaggio rapido. Adesso vediamo. Non c'è molto dentro. Il piedistallo. Usa la pietra dell'unità. Aspetta, quei due cosi li teniamo. Sì, qua c'erano delle ondate, mi pare. Oh no, ha preso la pietra. La torre assorbe l'energia della pietra. Sta succedendo qualcosa. Si muove. Si muove. Sa cosa fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr. Ora che succede? Non ne ho idea, ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. L'ha detto. Ecco. No, questo è decisamente peggio. Attenzione! No, dai, maledetto, mi ha interrotto. No. Olè. Dietro di te! Dietro di te!
Sono tutti dietro di me qua. E niente, quello mi interrompe. Ma meno male. Aspetta. Oh. Ma sono tanti, oh. Aspetta. Un attimo di pausa, grazie. Attento a sinistra. Padre occhio. Angolino. Dai che forse sono in diminuzione. Sono in diminuzione. Oh, meno male che è finita. Per il momento. Quello era Niflheim, mi sa. Stiamo viaggiando. Ora dove siamo? Direi Alfheim. No, elfi. Sì, ma sti elfi. Non è che perché vedete una porta che si apre vi ci dovete infilare, voglio dire. Pronto, padre. Cosa poco. Maledizione alle loro bombe accecanti. Dietro di te, arriva. Ok, quello è morto. No, va, aspetta. Chi è? Alla tua destra. Ah, maledetto. L'ho sentito anch'io. No, non mi lascio. Aspetta che non vedo. Hanno preso uno, sì. Vediamo se mi vengono addosso. Perfetto. Aspetta. Destra. Aspetta, no. No. Però almeno uno è morto. Sa che ne ho ucciso uno. Dammi. No, la vita volevo. Ok. Maledizione, non mi ha preso. Vieni addosso. Bravo. E fuoco in arrivo!
No. Oh, mamma mia. È stata dura. Dove credi che ci porterà dopo? Non lo so. E Lime? Beh. No, siamo di nuovo a Eli. Ecco. Oh cielo, arrivano. Devi essere pronto. Madonna, quello... Vai, 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 vai. Nemico ucciso. Non ho preso nessuno. No. Padre, è il tuo momento. Aspetta. Aspetta. Che voglio. Ok. È stato sufficiente. Muspelheim. Muspelheim non promette bene. Ma li stiamo viaggiando tutti praticamente. Molto bene. Mi sembra giusto. Beh. A destra, fratello. No. L'abbiamo congelato. Ok. Attenzione! Opa. Un attimo. E questa ci mette un po' di più. Dato... No, l'oggetto. Ci siamo fermati. Credo sia finita. Sì. Aspetta, scusate, ho interrotto. Attacco sferzante che protegge Kratos allontanando i nemici vicini. 26 secondi, ci mette pochissimo. Ah, più che altro danni da stordimento. No, no, ma va bene quello che abbiamo. Ma dove siamo? Ormai siamo diventati veramente forti. Cioè, fatto di vita, attacchi runici, ma anche da forza. Comunque facciamo i nostri danni. Ecco. Siamo di nuovo a Midgard. Il ponte. Ce l'abbiamo fatta. La torre è di nuovo al suo posto. La sala del viaggio di Tyr ci porterà a Jotunheim. Come l'ha fatto Tyr? Odino sospettava che i giganti custodissero in segreto i resti dell'essenza creativa primordiale degli Jotnar
ciò di cui sono fatti tutti i regni e da cui è stata creata la pietra dell'unità. Dovevano essere disperati se si erano fidati di un estraneo come Tyr. E guarda, finalmente possiamo accendere i bracciali e vedere cosa accade. Sì, vediamo. Va bene, l'ultimo. Gondul, ci sarebbe tornato utile contro la regina delle Valchirie. Rovina della Valchiria. Riduce il 5% di danni infetti dalle Valchirie. Vabbè, 5%, sai. Cioè. Ok. E... no, non c'è un viaggio rapido qua. Qua ci abbiamo... ok, l'approdo. Fatemi andare a vedere giù. Aspetta. Ah, quindi qua... ah no, qua è bloccato. Aspetta. No, volevo dire c'era qualcosa, ma... no. Ma qua non c'è nulla. Fammi tornare su. C'è stato un piccolo glitch. Beh, vediamo. Dicono niente loro. Ma non mi ricordo se... non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Ma non mi ricordo se il gioco ti diceva... vediamo, aspetta. Che stai per affrontare tipo la fase finale, di prepararti bene, una cosa del genere. Ecco la torre. Regno di Jotunheim disponibile. Se faccio così... ci siamo, andiamo. Un secondo, aspettate. Non funzionerà. Cosa? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Ma tu hai gli stessi occhi? Ho un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto. L'ha nascosto da qualche parte, temo. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate. È un azzardo, ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri! Quale montagna? La nostra? Aspetta. Parla con Brock e Sindri. Ragazzi! Ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Oh. Beh. Mi dispiace. In effetti Odino mi chiese... oh! Ma... voleva che ricostruissi... e non può... me lo fece vedere e io... non può dirlo Brock, scusa. Rifiutai. Scusate, perdonatemi. Non è stato molto utile. Beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto.
Siccome non si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi imbutterati, anch'io rifiutai. Ma so che venne costruito lo stesso. Che statua era? È quella di Thor, quella nel lago con gli attributi in mostra. La statua mangiata dal serpente. Mi dispiace. Ora va meglio. E come facciamo a guardare dentro al serpente? Dentro? Oh no! Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Dobbiamo guardargli in pancia. Bene, ragazzi, non so cosa ci riservi il futuro, ma ora è il momento giusto per preparare al meglio l'equipaggiamento. Se dovete fare qualcosa, fatelo. Di nuovo al corpo. Vedi, ha detto anche... Mi pare che lo dice anche il gioco. Non ricordo. Aspetta, fammi vedere. Segna qui o segna su? Aspetta, vediamo. Devo essere sicuro, ma vabbè che l'ha detto anche Mimir. Pronti? Però aspetta. No, perché ho paura che il gioco non mi dica niente che vada avanti. Quindi, perché non mi ricordo se lo diceva o meno il gioco. Però Mimir l'ha detto, quindi... Tecnicamente adesso stiamo per affrontare il finale. Ah, ma è tutto bloccato? Perché è tutto bloccato? È un problema. Se è tutto bloccato non posso viaggiare, scusa. Mica... Oh, perché manca, cavolo, un forze leggendario e un passaggio mistico da trovare. Però... Francamente non saprei dove cercare, perché questo mi dice sponde dei nove, è qua che ne manca uno. Io pensavo fosse la torre di Jotunheim, invece no. Non ce n'è di viaggi rapidi sopra la torre. Ah, deposito di Buri, va, non l'avevo notato. Ok, non c'ero mai andato sopra, quindi ok, il forziere leggendario è qua. Ma il passaggio mistico... mi dà sponde dei nove, che però è questa zona, sai. Vabbè, non la faccio così. Vado a prendermi... adesso che mi mancano due cose, vado sì a prendere quello che mi manca. Vado a prendere il forziere leggendario, che almeno ho visto dov'è. E il passaggio mistico penso che andrò su internet a curiosare, a vedere... eventualmente dove manca, anche se è difficile saperlo visto che li abbiamo sbloccati tutti e ne manca solo uno.